Domani, venerdì 26 agosto, alle 12, nella sala Borremans di Palazzo Butera Bagheria, si svolgerà un incontro convocato dal sindaco con i rappresentanti dei medici, dei farmacisti, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e anche dei sindaci del comprensorio per la costituzione di un comitato di coordinamento sociosanitario per la Casa della Salute. Lo scopo del coordinamento è quello di poter eseguire l'iter della realizzazione della Casa della Salute da allocare presso l'ex clinica Le Magnolie, che l'ASP ha acquistato recentemente dai privati per un importo superiore a 300.000 euro e dove troveranno posto tutti i servizi del territorio nell'ottica di un risparmio sugli affitti. Come comunicato da ANAS, lo svincolo autostradale in entrata a Bagheria, da chi proviene da Catania, rimarrà chiuso nella giornata di venerdì 26 agosto per permettere agli operai di AMAP l'esecuzione dei lavori al pozzetto del sistema fognario che insiste sullo svincolo. Nei giorni scorsi, in seguito a continui sversamenti di liquami, i tecnici di AMAP e dell'ANAS avevano effettuato un sopralluogo congiunto, intervenendo sul pozzetto con un'autopompa per lo spurgo. Gli stessi hanno tuttavia riscontrato un intasamento in profondità che richiederà un intervento di rifacimento del pozzetto e di allaccio alla rete fognaria che riguarderà anche la sede stradale, per cui si rende necessaria la chiusura dello svincolo. L'amministrazione comunale di Santa Flavia ha emanato un avviso pubblico a cura del responsabile dell'area quarta, Irene Gullo, nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020 GAL Metropoli Est per l'espletamento di una serie di lavori di ripristino di strade comunali. Saranno interessate le seguenti strade: via Luigi Einaudi, via Indro Montanelli, via Giovanni Gentile, via Benedetto Croce, via Perlasca, via Regina Maria José e via Vittime delle Foibe. L'importo a base d'asta ammonta a 326.461,91 euro, oltre 4.021,09 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Il termine entro il quale le ditte dovranno fare pervenire le domande scade alle ore 12 del 29 agosto. Non soltanto divertimento e grande coinvolgimento popolare in occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Giuseppe a Casteldaccia, con le tante iniziative organizzate dal comitato organizzativo e dal comune di Casteldaccia, ma anche premi prestigiosi per coloro che hanno partecipato alla lotteria. Questi i premi che sono stati estratti. Primo premio, una crociera, va al numero 3000. Secondo premio, un TV 50 pollici, al numero 2236. Il terzo premio è un trattamento presso un centro benessere al numero 1758. L'associazione Passio Cristi di Aspra per la prima volta vuole cimentarsi nell'organizzazione del torneo di beach volley sotto le stelle, da svolgere sempre sulla spiaggia antistante lo Scaro di Levante. Il numero dei partecipanti sarà di circa 30 unità da suddividere in 9 squadre. Come associazione crediamo fortemente in un ulteriore sviluppo futuro di queste manifestazioni, dicono gli organizzatori, che stanno assumendo sul territorio il ruolo di piccolo evento promotore del turismo. Il torneo inizierà il prossimo 27 agosto alle ore 20 e si concluderà con la finale per il primo e secondo posto il giorno successivo, intorno alle ore 3. Dal prossimo mese di settembre sarà possibile richiedere un bonus per il trasporto pubblico che potrà essere pari al 100% di quanto speso con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario, da eseguire entro il 31 dicembre di quest'anno. Potrà ottenere il bonus chi nel 2021 ha conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, accedendo al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico.